Benvenuti in questo tutorial dedicato a topografo. Oggi vedremo come poter, una volta elaborato il nostro libretto strumentale, aver elaborato il nostro lavoro in generale, come poter procedere a fare un'esportazione del formato a seconda se devo poi esportarlo per un altro software di topografia oppure per una strumentazione topografica. E vedremo anche quali sono i formati principali di esportazione. Allora, innanzitutto vado ad elaborare il mio libretto. Ok, quindi ho il libretto elaborato in grafica. Posso sempre ovviamente andare a selezionare le proprietà della grafica, quindi andare a cambiare simbologia e colore a seconda di quello che voglio appunto visualizzare a schermo, ovviamente, ma in questo caso noi ci soffermeremo più che altro su come poter esportare quelle che sono le coordinate dei punti in un formato ben preciso. Quindi andiamo sul menu File e andiamo sulla sezione Esporta. Nella sezione esporta io ho la possibilità di esportare ovviamente in formato di XFTPG, ma c'è un video già specifico per questo, e la possibilità anche di poter esportare in formato IFC BIM, soprattutto per quanto riguarda le superfici in modelli 3D, la possibilità di esportare in formato generico configurabile. Cosa vuol dire? Esporta appunto su file hash. Questa qui ci dà la possibilità di poter andare a personalizzare l'esportazione del file in modo da configurarlo in base alle nostre esigenze. Infatti, se noi adesso il programma mi chiede selezioni i punti da esportare, io seleziono tutti i miei punti, faccio conferma e mi propone la finestra di gestione delle colonne. In pratica io vado ad aggiungere tutta una serie di colonne dove io posso andare a inserire quelle che sono informazioni nome punto, andare a inserire coordinata X, coordinata Y, coordinata Z. Ad esempio, possiamo aggiungere anche codice e un'altra voce che è la descrizione. Quindi io ho personalizzato questo formato, posso poi scegliere l'opzione del file, quindi il carattere separatore, scegliere il punto e virgola, virgola, tabulazione, a seconda di come io il mio controller dello strumento o il mio software vuole i dati, come devono essere gestiti i dati per acquisire e importarli. Precisione decimale generale, se lavoro con le coordinate geografiche io posso scegliere la precisione geografica e il sistema di formato degli angoli, sesta decimale, centesimale, radianti e sessagesimale. Quindi ho la piena libertà. Posso salvarmi anche il formato. Difatti qui per esempio io già avevo salvato un formato precedentemente fatto e quindi io posso tranquillamente ricaricarmelo e caricare quindi quelle che sono le colonne qui presenti. Ad esempio, voglio esportare latitudine, longitudine e quota ellissoidica. In questo caso, io vado ad esportare il mio formato, quindi vado su, mi salvo anche quello che è il formato, quindi coordinate geografiche. Così ci salviamo anche il nostro formato ed ecco qui ha salvato questa formattazione. A questo punto non resta che fare crea file hash configurabile e quindi andarmi a salvare il mio file per importarlo poi sul nostro strumento. Oppure posso procedere a fare un'esportazione anche direttamente da strumento controller. Dipende molto dal tipo di strumento ovviamente che ho a disposizione. Vedete qui dal menu file c'è l'esportazione da strumento controller generico, ricarica sul nostro software di controller T-Pad e anche su ricarica su GeoMax X-Pad, quindi ci sono già dei formati. Andiamo un attimo a ci concentriamo sul discorso strumentazione generica. Ci chiede sempre di selezionare i nostri punti, confermo e ci chiede appunto che tipo di strumento andare a utilizzare. Vedete un attimo, in questo caso noi abbiamo sempre la nostra lista di strumenti. In determinati strumenti io posso, per esempio, il Socchia, vedete c'è la modalità di utilizzo, posso andare in ingresso e in uscita, quindi posso esportare anche direttamente, importare sul mio strumento. Quando è prevista questa iconcina, ci dà la possibilità di fare questa procedura. Andiamo su ricarico dati, mi crea quello che è il nostro struttura del file, nome del libretto. Ci sono delle opzioni, per esempio invertire XY, includi descrizione, e quindi posso esportarmi il file per poterlo poi caricare all'interno dello strumento oppure inviarlo se è collegato direttamente allo strumento.
altro formato, ad esempio, abbiamo lo StoneX. Lo StoneX nel formato del CLUB APD, vado su ricarico dati, faccio invia strumento e si apre l'interfaccia di gestione. Ovviamente devo tenere collegato lo strumento, seleziono la memoria e faccio esporta file al giorno, vado avanti nella procedura di importazione che mi permette quindi di caricare quello che è il file strumentale. Altri formati file di esportazione, ovviamente abbiamo il formato KML, l'NDXML e il KML, soprattutto se parliamo di elaborazioni su sistemi geografici. Questa è una panoramica generale, ovviamente, di formattazione, ovviamente anche esportare file di pregeo, ma c'è un video proprio specifico per questo. E quindi abbiamo avuto dato una panoramica di come poter appunto esportare il libretto, i nostri punti in vari formati o come gestirli per le nostre strumentazioni o software topografici. Ovviamente, in questo caso è possibile poter andare anche ad esportare una lista di formattazione file. In questo caso ci soffermiamo nella sezione libretto e andiamo a vedere il nostro libretto. In questo caso abbiamo il libretto in coordinate geografiche, coordinate geocentriche, coordinate elaborate in grafica. Quindi mi dà la possibilità di poter anche esportare in questo caso un formato file, quindi stamparlo, creare un file CSV personalizzato, ad esempio, dove io posso scegliere quali sono le informazioni che mi voglio esportare e quindi salvarmi direttamente il file. Questo vale anche quindi per anche le coordinate geografiche. In questo modo io posso quindi esportarmi anche in questo modo la lista dei miei libretti.